Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video della B Productions. Oggi ho deciso di fare un video sui vincitori dell'89esima edizione di questi Oscar. Questo video lo sto girando il giorno dopo la cerimonia e oggi vi elencherò tutti i vincitori per tutte le categorie, però ho deciso di partire dalla categoria diciamo meno importante, dall'ultima categoria, fino ad arrivare poi alla categoria più importante, ovvero il miglior film. Questa, diciamo, impostazione dei miei video, ovvero che nel video delle nomination parto dalla categoria appunto più importante fino alla meno importante e poi faccio il contrario sul video dei vincitori, sarà un'impostazione che userò spesso e spero poi sempre nei video inerenti appunto ai premi cinematografici, ai festival, ai concorsi vari, e spero di poterla riproporre poi nel prossimo video sui premi cinematografici, e credo e spero che sarà poi un video sui debiti di Donatello, se ho tempo e se riesco appunto a girare e montare il tutto. Inoltre, come sempre in questi tipo di video, mi aiuterò con questo foglio qua con tutti i nomi dei vincitori, perché comunque sono abbastanza, ricordarsi di tutti diciamo che non è molto facile. E detto questo, possiamo cominciare subito dopo la sigla. La prima categoria di cui cominciamo a parlare è il miglior corto d'animazione, e il vincitore è stato Piper di Alan Barillaro. Allora, qua diciamo che sono riuscito ad azzeccarlo seguendo appunto i miei pronostici, ma diciamo che non avendo visto gli altri di favo ho pronosticato questo perché diciamo che è l'unico che ho visto, e stranamente comunque ci ho azzeccato. La seconda categoria invece è il miglior corto documentario, e a vincere è stato The White Helmets. Anche questa l'ho azzeccato, anche qua l'ho azzeccato, però è stato un caso. A differenza della categoria precedente, qua non ho visto nemmeno questo, e quindi diciamo che sono andato un po' seguendo i sondaggi generali, quindi seguendo chi era diciamo il più quotato. Fortunatamente diciamo che ci ho azzeccato. Poi la prossima categoria invece è il miglior cortometraggio, e a vincere è stato Sing. Questa è stata forse una sorpresa, perché comunque ci si aspettava la vittoria di Enemy Interior, che appunto io avevo pronosticato perché anche lì avevo seguito appunto i sondaggi. La prossima categoria invece è il miglior documentario, e a vincere è stato O.J. Made in America di Ezra Edelman. Qua diciamo che sì, è vero, questo era quello più quotato, quello che era in testa comunque ai sondaggi. Però qua diciamo che sono rimasto molto deluso dalla non vittoria di Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che io avevo pronosticato perché diciamo che lì facevo molto il tifo per l'Italia, diciamo. Diciamo che il tema di Fuoco a mare, però, ovvero quello sugli immigrati, non è stato molto calcolato dall'Academy quest'anno. È vero che ci sono state vittorie, poi vedremo tra poco, che trattano il tema dell'immigrazione, però sono sempre inerenti diciamo all'immigrazione comunque con gli Stati Uniti. È giusto però, perché comunque gli Oscar sono un premio statunitense, quindi pensano comunque prima al proprio paese, diciamo. Però comunque mi sarei aspettato un ballottaggio invece tra Fuoco a mare e I'm Not Your Negro, che invece tratta il tema del razzismo. E invece comunque a spuntare è stato questo O.J. Made in America, che sinceramente sì, ci può stare comunque, perché naturalmente io lo dico senza aver visto questi documentari, però il caso G. Simpson comunque è vero che è importante negli Stati Uniti, però diciamo che anche non è neanche molto attuale, diciamo, perché comunque è un caso del passato, mentre il tema dell'immigrazione e il tema del razzismo sono molto più attuali, sfortunatamente. La prossima categoria invece è il miglior trucco e parrucco, trucco e acconciatura, e a vincere è stato Suicide Squad, con Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nielsen. E qua diciamo che sono felice, ma sono anche un po' deluso, nel senso che sono felice perché comunque hanno vinto Gregorini e Bertolazzi, che sono italiani, e da italiano appunto facevo il tifo per loro, però non è che sono deluso, però comunque secondo me non meritava trucco e acconciatura. Cioè sì, è un ottimo livello per Suicide Squad, però ho visto Star Trek Beyond e secondo me meritava molto di più, però va benissimo anche così. La prossima categoria invece sono i migliori costumi, e a vincere è stata Colleen Atwood per Animali Fantastici e Dove Trovarli. E diciamo che qui sì, è stata un po' una sorpresa, perché comunque ci si aspettava la vittoria o di Florence, che era super favorita, infatti era quella che avevo pronosticato, e qua non l'ho azzeccato invece.
Però c'erano anche bellissimi costumi in Jackie e La La Land. E diciamo che ci si aspettava la vittoria di La La Land perché comunque con le 14 nomination arrivava da super favorito in praticamente tutte le categorie. Passiamo ora a un'altra categoria di premi tecnici, ovvero quelli riguardanti il sonoro. La prima è il miglior montaggio sonoro che se lo aggiudica Sylvain Bellamare per Arrival. E anche qui, diciamo che nelle categorie che riguardano il sonoro ci si aspettava la vittoria di La La Land, che comunque a questo punto della serata era ancora a zero premi. E diciamo che faceva un po' strano. Sono contento che abbia vinto il Rival, però io in questa categoria avevo pronosticato la battaglia di Oxo Ridge, che mi pare, ma non sono sicuro, avesse vinto ai BAFTA in questa categoria. E secondo me comunque la battaglia di Oxo Ridge meritava, ma naturalmente io facevo qua il tifo per La La Land. Mentre per il miglior sonoro a vincere è stata la battaglia di Oxo Ridge. Qua è vera sorpresa, perché comunque, come vi dicevo anche per la categoria del montaggio sonoro, ci si aspettava la vittoria di La La Land, che anche qui non riesce a conquistare il suo primo Oscar, perché a questo punto della serata era ancora a zero. La prossima categoria invece sono i migliori effetti speciali, e il vincitore di questa categoria è Il libro della giungla, e qua l'avevo pronosticato, arrivava da super favorito, aveva vinto i BAFTA e in altri vari concorsi e festival, e devo dire che secondo me è meritato. Io comunque in realtà tifavo per Dottor Strange, però avevo pronosticato Il libro della giungla perché mi sembrava appunto più in grado di vincere in questa categoria, e è stato così. Mi dispiace anche un po' per Rogue One, che anche lì comunque gli effetti speciali sono di alto livello, però devo dire, e mi ripeto, che secondo me è meritato per Il libro della giungla. La prossima categoria invece è la miglior canzone, e a vincere è stata la super favorita, e qui diciamo che era un po' scontato, City of Star di Justin Hurwitz e di La La Land. Qua non è che c'è molto da dire, nel senso che era super favorita, è strameritato secondo me perché la canzone è proprio da Oscar secondo me. Che altro, le altre canzoni in lizza per questo premio erano appunto Audition, sempre di La La Land, però secondo me era meno da Oscar rispetto a City of Stars. Poi c'erano anche Stop the Feeling, però generalmente sì, carina, divertente diciamo, però secondo me non alla pari di City of Stars. Mentre per la miglior colonna sonora si arriva al secondo Oscar per La La Land, perché a vincere è stato Justin Hurwitz, e anche qui l'avevo pronosticato perché comunque è il super favorito e secondo me merita. E finalmente La La Land comincia a ingranare, diciamo, con questi due premi nella categoria della colonna sonora e miglior canzone originale. La prossima categoria invece è il miglior montaggio, e il vincitore è stato John Gilbert con la battaglia di Oxo Ridge. Anche qui sorpresa, perché il montaggio comunque ci si aspettava la vittoria di Tom Cruise per La La Land. Un altro che mi era piaciuto a livello di montaggio era Arrival, però vincere è stato Oxo Ridge. E sinceramente sì, a livello di montaggio è molto buono come film, soprattutto la seconda parte per quanto riguarda la guerra, perché il montaggio che c'è nella seconda parte è veramente fantastico. Però secondo me le coreografie, i piani sequenza di La La Land meritavano sicuramente il premio. La prossima categoria invece è la miglior scenografia, e finalmente arriviamo al terzo premio per La La Land. Infatti vince la miglior scenografia David Vasco, e qua devo dire che è strameritato, come vi ripeto sempre quando parlo di questa categoria, quando parlo delle scenografie di La La Land. Vi ricordo che David Vasco ha fatto un lavoro eccezionale, perché ha ricreato una Los Angeles allo stesso tempo vintage e moderna, ed è sicuramente giustamente da premiare. E io con questo qua arrivo a 6 pronostici azzeccati, che sono comunque un po' pochi, perché siamo più o meno alla decima categoria mi sembra. Però questo è dato dal fatto che io ho molte scelte nei miei pronostici, li ho fatti seguendo più il cuore che la testa. Infatti appunto in questa categoria in realtà tenevo con tutto il cuore per Ave Cesare, che secondo me meritava, però è giusto comunque premiare La La Land perché era un gradino comunque sopra, anche se le scenografie appunto di Ave Cesare sono veramente fantastiche. La prossima categoria è l'ultima, diciamo che quella che chiude i premi tecnici, ed è la miglior fotografia, e anche questo va a La La Land, e quindi a Linus Sandgren, che fa un lavoro splendido in La La Land, quindi strameritato. Mi rimane un po' il rammarico per Rodrigo Prieto, per Silence, che secondo me si meritava un pochino, ma Linus Sandgren fa un lavoro, mi ripeto, eccezionale, quindi è giusto qua premiare La La Land, che mi sembra che arrivi al quarto di serata comunque, no? Comunque ne ha persi parecchi, l'ha persi comunque in costumi, nelle categorie montaggio sonoro e sonoro,
eccetera eccetera. Finiti i premi tecnici, passiamo alle categorie leggermente più importanti. La prima di queste categorie è il miglior film d'animazione. A vincere è stato il, diciamo, il più scontato, Zootropolis, che merita tantissimo e sicuramente era quello da premiare. Però comunque c'erano anche altri buonissimi film in concorso. C'erano Cubo e la Spada Magica, che cercherò sicuramente di recuperare al più presto, ma di cui ho sentito parlare veramente benissimo, ed era riuscito anche a vincere i BAFTA, quindi comunque un premio decisamente importante. Poi c'erano anche Oceania, l'altro classico Disney, comunque altri film comunque di valore, diciamo. La prossima categoria invece è il miglior film straniero, e qua a vincere è stato Asghar Farhadi con Il Cliente. Qua diciamo che, oltre ad averlo azzeccato, perché comunque arrivava da super favorito, diciamo che qua si vede che è stata proprio una scelta politica. Il fatto che non potesse Farhadi entrare negli Stati Uniti e appunto non essere presente alla cerimonia è stato un motivo in più per far vincere questo film, secondo me, che però comunque meritava, cioè nel senso arrivava anche da super favorito, quindi diciamo che è stata una scelta politica, ma condizionata dal fatto che meritasse il premio, assolutamente, Il Cliente. Ora passiamo alle categorie sulle sceneggiature. E la miglior sceneggiatura non originale è vinta da Moonlight, scritta da Barry Jenkins. Qui diciamo che sono molto contento che abbia vinto Moonlight, però avevo pronosticato Eric Heisserer per Arrival, perché facevo il tifo comunque per Arrival. Però sono allo stesso tempo contento, come vi dicevo prima, perché secondo me anche Moonlight meritava il premio alla migliore sceneggiatura non originale, perché è scritto veramente bene e Jenkins fa appunto un lavoro eccezionale di riadattamento dall'opera teatrale. Mentre la migliore sceneggiatura originale è vinta da Kent Lonergan con Manchester by the Sea. Questa invece l'avevo pronosticata perché facevo comunque anche il tifo per Manchester by the Sea, che secondo me a livello di sceneggiatura è fantastico, e riesce a battere La La Land, che comunque si è fermato con l'ultimo premio alla migliore fotografia e che è ancora rimasto a 4. E diciamo che aveva cominciato a ingranare, ma già qui si è di nuovo stoppato per far spazio, diciamo, ad altri film. Ora passiamo alle categorie decisamente più importanti e passiamo allo scompartimento, diciamo, del reparto recitazione. Infatti abbiamo la migliore attrice non protagonista, che qua il premio è vinto da Viola Davis, e diciamo che ci si aspettava la sua vittoria, arrivava la super favorita, ha vinto ovunque in questa categoria, e nonostante io non abbia visto Barriere, che spero di recuperare al più presto anche questo qui, diciamo che tutti ne parlavano veramente bene, non ho visto nessuno che comunque non pronosticasse la vittoria della Davis, e quindi non c'è molto da dire. Anche questo sono riuscito ad azzeccarlo, appunto perché molti, diciamo che perché era la super favorita. Mentre il miglior attore non protagonista è vinto da Mahershala Ali, che anche qua arrivava da super favorito, però io non l'ho azzeccato perché qua ho fatto appunto un'altra scelta di cuore e tenevo per Michael Shannon di Animali Notturni. È vero che Mahershala Ali è bravissimo, cioè perfetto nel film, anche lui mi piaceva tanto, infatti io ne ho deciso se pronosticare Ali o Shannon, e diciamo che qua ho seguito appunto più il cuore e tifavo appunto per Shannon. Però anche qua devo dire che meritatissimo il premio, diciamo che alla fine, a parte qualche sorpresa qua e là, i premi sono decisamente la maggior parte meritati, perché non si può dire che Mahershala Ali o la Davis non si meritino appunto l'Oscar. La prossima categoria invece è la miglior attrice, e a vincere qua è stata Emma Stone. Anche lei, stesso discorso che ho fatto per la Davis, ha vinto ovunque, la Coppa Volpi, al Festival di Venezia, ai BAFTA, ai People's Choice Award, ai Golden Globes, potremmo andare avanti con un elenco infinito di premi, e devo dire che strameritato, facevo il tifo per lei, perché comunque, sì, è vero, Natalie Portman è veramente bravissima ed era l'unica che secondo me poteva fare, diciamo, questo sgambetto alla Stone e poteva soffiare il premio. Portman, che comunque non si è presentata alla cerimonia, ho visto che c'erano vari articoli sull'argomento, però non ho ben capito per che cosa. Mi sembra che comunque lei sia comunque incinta, e quindi andare comunque alla cerimonia che dura un tot di ore non è semplice. Comunque non ho visto qual è il motivo specifico per cui non si è presentata,
Però diciamo che non è che abbia influito sulla non vittoria, perché comunque sono già decisi i primi vincitori della cerimonia. In conclusione, la Stone secondo me meritava assolutamente ed è stato giusto premiare lei. La categoria invece successiva è appunto il miglior attore, e qua a vincere è stato fortunatamente Casey Affleck. Dico fortunatamente perché mi riferisco al fatto che molti all'ultimo davano come favorito Denzel Washington. Allora, non perché io non voglia far vincere Denzel Washington, però secondo me Casey Affleck meritava e appunto ha vinto giustamente, perché ha fatto una prova diciamo eccezionale, cioè il suo personaggio e come lui lo interpreta è veramente da premiare secondo me. E sono anche però nel profondo un po' deluso per Ryan Gosling, per cui ci speravo diciamo che potesse vincere, però soprattutto prima di vedere Manchester by the Sea, perché Manchester, quando ho visto poi il film con Casey Affleck, ho decisamente cambiato opinione e ho fatto il tifo appunto per Casey Affleck. La penultima categoria invece è il miglior regista, e il vincitore è stato, anche qua, abbastanza scontato, diciamo, non del tutto, ma abbastanza, Damien Chazelle, perché comunque c'erano le insidie di Mel Gibson, che diciamo che all'ultimo diciamo, poteva inserirsi e dare fastidio magari alla vittoria di Chazelle, però anche qua meritatissimo. Chazelle fa un lavoro eccezionale. Se non La La Land non veniva premiato in questa categoria, c'era qualcosa che non andava, perché tra i registi in lizza, sì, è vero, c'era Barry Jenkins che ha fatto un lavoro eccezionale, Lonergan anche, però meritava assolutamente Chazelle, e sono più che contento. E La La Land arriva al sesto premio di serata, e comunque su 14 nomination ci si aspettava molto di più. È stata quasi una delusione, tra virgolette. Detto questo, passiamo all'ultima e la più importante categoria di questi premi Oscar e di tutte le edizioni dei premi Oscar, ovvero la categoria del miglior film. Qui è successo il finimondo, ovvero sono entrati sul palco Warren Beatty e un'altra attrice, mi pare, di cui adesso mi sfugge il nome, perché come sapete per ogni categoria vengono scelti appunto dei presentatori che arrivano sul palco, cominciano a fare una mini introduzione alla categoria e poi citano tutte le nomination e poi dicono appunto il nome del vincitore. Quindi arrivano sul palco Warren Beatty e la collega presentatrice, di cui adesso appunto mi ripeto mi sfugge il nome, arrivano sul palco con la busta, fanno il loro mini discorso introduttivo alla categoria, elencano tutti i film nominati e poi succede il fatto, diciamo, di questa cerimonia, perché Warren Beatty apre la busta e come gli si vede una faccia veramente turbata, non capisce, secondo me, sembra quasi che non riesca a capire cosa c'è scritto nella busta. E allora, un po' sbigottito, diciamo che la passa alla collega che esclama La La Land, e quindi il miglior film La La Land. Tutti i presentatori, tutti contenti, applaudono, i produttori che appunto vincono l'Oscar salgono sul palco, cominciano a fare tutti i loro discorsi di ringraziamento. Finiti i discorsi di ringraziamento, però si scatena un po' di caos sul palco, perché c'è appunto tutto il cast di La La Land, tutto Chazelle, Emma Stone, Ryan Gosling, i produttori con l'Oscar in mano che stanno finendo di ringraziare. Però a un certo punto si vede che c'è un addetto dello staff della cerimonia che arriva lì e sono tutti un po' sbigottiti perché non capiscono cosa sta succedendo. E in pratica si viene a scoprire che la busta era sbagliata e il premio invece va a Moonlight, quindi Moonlight miglior film di questi premi Oscar 2017, perché c'è stato un errore nelle buste, nel senso che a Warren Beatty è stata consegnata la busta per la miglior attrice protagonista e quindi è rimasto, diciamo, sconvolto da quello che vedeva, perché nella busta leggeva Emma Stone, miglior attrice non protagonista per La La Land. E quindi diciamo che si è scatenato un po' di caos, che è stato un po' stemperato anche dal pubblico, ha cominciato per dire per Moonlight. I produttori poi di Moonlight sono saliti sul palco per ricevere l'Oscar. Sono stati molto sportivi quelli di La La Land, che quando si sono accorti dello sbaglio sono subito corsi verso il microfono a far sapere appunto ai produttori di Moonlight che avevano vinto loro. Però diciamo che c'era un certo alone di imbarazzo su tutto quanto, e non mi sembra che sia stata una cosa studiata, perché
si sa che gli Oscar sono una cerimonia studiata appunto nel dettaglio, provata e provata più volte, però in questo caso c'erano veramente tante facce imbarazzate. Jimmy Kimmel mi sembra che si sia preso anche tutta la colpa. In modo scherzoso ha fatto un mini discorso finale dove dice di non presentare, che non farà più il presentatore appunto degli Oscar, non lo vedremo più lì, e credo ci sia qualcosa di serio comunque in quel mini discorso finale in conclusione. E c'era anche Warren Beatty abbastanza provato, nel senso che ha fatto comunque una brutta figura, anche se molti si sono accaniti su di lui, quando alla fine non è stato lui a decretare La La Land vincitore, ma la collega. E quindi naturalmente si sono scatenati su internet con tutti i meme. Diciamo che in conclusione è stata una cerimonia interessante, a tratti divertente, però anche a tratti anche un po' noiosa. Si vedeva che comunque c'erano parti molto studiate, come ad esempio la parte dei turisti che entrano in sala pensando di essere da un'altra parte, poi si ritrovano catapultati agli Oscar, fanno le foto con i vari attori in prima fila, eccetera, eccetera, ma si vedeva che comunque era una cosa studiata lì. Però la parte finale, appunto quella che ha decretato miglior film, Moonlight, non è stata per niente studiata ed è stata, secondo me, una cosa negativa della cerimonia, nel senso che per quanto una cerimonia degli Oscar è molto studiata, non è normale che ci sia un fatto del genere, cioè uno scambio di buste, cioè, a quei livelli lì non ci dovrebbero essere, anche perché comunque c'è proprio un'associazione incaricata di lavorare soltanto su questa cosa, cioè sul dare la busta giusta ai presentatori che entrano sul palco, controllare che nessuno veda il contenuto delle buste prima che venga annunciato dai presentatori, eccetera, eccetera. Cioè si concentrano su tre cose, devono soltanto fare quello e non sono neanche riusciti a farlo bene. Diciamo che ha tolto un po' questo erroraccio finale, perché si tratta proprio di un errore, non è per niente, come mi ripeto, studiato o quant'altro. Quindi diciamo che è stata, sì, come dicevo, interessante, divertente, un po' noiosa. È stata presentata secondo me abbastanza bene da Jimmy Kimmel, che non mi è dispiaciuto, di sicuro ha fatto un lavoro migliore di quello di Chris Rock dell'anno scorso, però anche lui a volte spariva per mezz'ora come Jimmy Fallon nei Globes, però vabbè, lì è per come è creata la cerimonia, per la fisionomia della cerimonia. E quindi diciamo che non c'è. Secondo, mi aspettavo un po' di più, diciamo. Quindi in conclusione posso dirvi che mi aspettavo anche di più dai vari film, non parlando solo della cerimonia, mi aspettavo di più dai film perché, ad esempio, La La Land con 14 nomination, mi aspettavo che ne vincesse di molti di più. Quando ho fatto la recensione avevo detto che ne poteva vincere addirittura 12, ma lì avevo esagerato, come vi dicevo anche nel video sulle nomination, ero molto fomentato dal fatto che fosse bellissimo come film, cioè che è bellissimo come film. Poi avevo detto nel video delle nomination che poteva vincerne 10, molti ne davano La La Land come vincitore di 10 premi Oscar, però alla fine ne ha vinti 6. E diciamo che sì, comunque sono 6 premi Oscar, premi importantissimi, importantissimi, premi molto commerciali che ti fanno anche, che ti danno un valore in più al film, però comunque sono 6 su 14. È un risultato un po' deludente, tra virgolette, diciamo. Mentre altri film un po' che mi hanno deluso, nel senso, mi ha deluso il fatto che non siano stati premiati questi film, non è che il film mi ha deluso, non è che La La Land mi ha deluso perché non ha vinti 13, ma mi ha deluso il fatto che non abbia vinto quei premi Oscar. E appunto un altro film è Arrival, che con 8 nomination, ero contento che ne avesse vinte 8, anche se non c'era Amy Adams, che secondo me meritava molto, è riuscito a vincerne solo uno per il miglior montaggio sonoro. E anche lì, sì, sono contento che ne abbia vinto almeno uno, perché anche in altre categorie, in altri festival, è stato molto snobbato. E diciamo che sono contento appunto che abbia vinto quest'unico premio. Sono un po' sorpreso dalla battaglia di Hacksaw Ridge, che a me era piaciuto, però secondo me non era un film da Oscar, almeno nelle categorie in cui è riuscito a vincere. E cos'altro? Allora, Il diritto di contare, che era arrivato con 3 nomination, e Jackie anche con 3 nomination, non riescono a portarsi a casa nulla. Poi avevamo Hell or High Water, che anche lui con 4 nomination non si riesce a portare a casa nulla, ma anche qui giustamente era già stato tanto che fosse nominato, secondo me. Non sono riuscito a vederlo comunque su Netflix. Poi c'era Manchester by the Sea con 6 nomination, che invece è riuscito a vincere nel miglior attore e miglior sceneggiatura originale. E sono contentissimo, e l'avevo anche pronosticata, le uniche due categorie dove secondo me appunto Manchester by the Sea poteva dare molto fastidio alla La Land. Poi abbiamo Lion, che con 4 nomination non ha vinto nulla, giustamente secondo me.
Poi Barriere invece, che è riuscita a vincere appunto nella categoria migliore attrice, e si è visto anche un Denzel Washington molto, diciamo, non proprio felice quando è stato annunciato vincitore Casey Affleck. Qua non è che mi sia piaciuto così tanto il fatto che Denzel Washington si sia, non dico arrabbiato, però non era molto contento di questa. Diciamo, forse si aspettava la vittoria, però sinceramente Casey Affleck è stato fenomenale. E come vi dicevo in precedenza quando parlavo di quella categoria, sarei sicuramente meritato. Moonlight invece che fa il colpaccio, perché con 8 nomination, sì è vero, sono 8 nomination sono tante comunque, riesce a vincerne solo 3, però sono 3 comunque premi importanti, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior film, cioè comunque 3 dei premi più importanti di questa cerimonia. E detto questo, posso comunque ricordarvi che se il video vi è piaciuto, potete lasciare un like e condividerlo sui vostri social, di cui trovate come sempre il nome qui in alto e il link qua sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà la recensione di Moonlight che ho registrato prima della cerimonia, ma uscirà appunto tra qualche giorno. E detto questo, al prossimo video. Ciao!